Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Denise, io sono Francesca, siamo dell'ufficio orientamento dell'Università degli Studi di Udine. Non potendo venire nelle vostre scuole abbiamo deciso di entrare nelle vostre case. Vogliamo dirvi alcune cose che non avete trovato nel video generale di orientamento. La prima è che quello che cambierà prima di tutto nella vostra vita quando sarete studenti universitari è la gestione del tempo. Non avrete più i due quadrimestri come ce li avete adesso a scuola, ma avrete un anno accademico che è composto da due semestri. Quindi c'è un primo semestre dove le lezioni iniziano a settembre, vanno avanti le lezioni fino al mese di gennaio per poi sospendersi. Si sospendono, c'è una pausa didattica che quindi è un periodo che vi serve per studiare, prepararvi al meglio, e poi a gennaio e febbraio avrete i vostri primi esami. Dopodiché inizia il secondo semestre, da febbraio a giugno, quindi altre lezioni, altre materie da seguire durante il secondo semestre. Di nuovo in estate c'è una pausa didattica per prepararvi al meglio ad esami che potrebbero essere sia scritti che orali, per poi sostenere gli esami a giugno, luglio e settembre. Questa gestione del tempo è una gestione del tempo molto autonoma, perché l'autonomia è una delle cose più belle che sperimenterete all'università. Autonomia vuol dire poter studiare da soli, non dover studiare da tot pagina a tot pagina come vi ha detto il professore, non dover andare a scuola perché c'è il compito in classe in quel giorno, ma presentarvi quando vi sentite pronti per sostenere l'esame. Allo stesso tempo però autonomia vuol dire anche responsabilità. In che senso, per esempio, Denise? Il senso di responsabilità che si apprende all'università è ad esempio quello di dover prenotarsi ad un esame. Non c'è il professore che vi dice quando c'è la verifica, ma siete voi stessi a gestire responsabilmente il vostro tempo. È anche una responsabilità che fa sì che siate voi a dover gestire le procedure di ingresso all'università, che siate voi a dover gestire quelle che sono le procedure per il pagamento delle tasse universitarie e tutto l'aspetto burocratico. Di fatto maturarsi significa diventare grandi. Il primo grande passo da adulti che fate è quello dell'iscrizione all'università ed è per questo motivo che è un momento così importante, così forte della vostra vita, perché diventate adulti. C'è il bello e c'è il brutto, per fortuna c'è l'Università di Udine che vi aiuta in questo ingresso nel mondo dei grandi. Come ci aiuta, Francesca? Beh, ci aiuta prima di tutto proprio con tutti i servizi che sono dedicati nel nostro Ateneo, che sono un po' la punta di diamante, diciamo, anche della nostra università. Uno dei motivi per cui dovreste scegliere un IUD è proprio tutti quelli che sono i servizi che vengono dati agli studenti. Noi come Ufficio Orientamento e Tutorato siamo a vostra disposizione tutti i giorni, sia con uno sportello di persona, sia attraverso i maggiori social network. Siamo presenti su Facebook, ci siamo su Instagram, abbiamo un canale su Telegram e ci siamo anche su WhatsApp. Questi sono tutti i modi con cui come futuri studenti ci potete contattare per risolvere tutta una serie di dubbi, ma noi vi parliamo in senso generale di quello che è l'università, di quella che è la scelta universitaria che, come vi abbiamo raccontato nel video, è importante che sia consapevole. Se avete delle domande ancora più precise sul corso di laurea, volete delle informazioni dettagliate su quali esami vi aspettano, su quali sono gli sbocchi occupati dei corsi di laurea che potete scegliere, allora in quel caso potete fare riferimento ai tutor. Raccontaceli un po', Denise. I tutor sono i fratelli maggiori di ogni studente e futuro studente di questa università e proprio come un fratello maggiore sapranno accompagnarvi sin dall'inizio e seguirvi fino alla fine. Potete fare tutte quelle domande che vi sembrano un po' banali, ricordando che di banale in questo momento non c'è assolutamente nulla, e anche quelle domande che non avreste il coraggio di fare a nessuno. Loro sono pronti lì ad ascoltarvi e ad aiutarvi. Una cosa preziosa che contraddistingue i tutor rispetto a tutte le altre persone che animano l'Ateneo è l'esperienza. I tutor sono degli studenti che collaborano con noi, sono degli studenti di laurea magistrale, ma che oltre ad essere studenti e nostri collaboratori vivono ogni giorno la vita universitaria, per cui sanno darvi veramente un'impressione molto forte di quello che succede quando si entra nel mondo universitario e di come si vive. Per cui contattate i tutor, contattate noi per invece gli aspetti un pochino più burocratici, e anche se doveste avere eventualmente bisogno di una consulenza di orientamento molto più approfondita, perché infatti noi facciamo anche delle consulenze
molto più forti, vero Francesca? Sì, infatti in questo momento in cui appunto, come vi dicevamo in apertura, non possiamo venire nelle vostre scuole e non possiamo vederci di persona, possiamo comunque essere vicini e queste consulenze le potete prenotare attraverso la nostra pagina web www.uniud.it/orientamento. Trovate la possibilità di compilare un form online per prenotare un colloquio via Skype, quindi possiamo prenderci un momento per fare una chiacchierata telematica in questo momento e aiutarvi qualora abbiate delle domande, vogliate fare proprio una chiacchierata per togliervi diversi dubbi. Rispetto alla parte burocratica che vi raccontava adesso Denise, ci sono anche tante informazioni che possiamo darvi per accedere all'università utilizzando tutti quelli che sono i benefici dedicati agli studenti e pensati per il diritto allo studio. L'articolo 34 della Costituzione italiana prevede che capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Questo diritto si esercita attraverso il sistema del diritto allo studio, che prevede la possibilità di studiare serenamente, portando a casa dei risultati e a costo zero. È necessario, per entrare nel sistema del diritto allo studio, avere un ISEE attualmente inferiore a 23.508 euro e l'ISEE che potete chiedere già dal 15 gennaio è l'ISEE che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio. È molto importante che, come prima mossa di consapevolezza, utilizzando questi giorni che avete a disposizione, possiate trovare il modo di investirli per iniziare a studiare tutto quello che poi vi permetterà a settembre di unirvi a noi in maniera serena. E quindi noi vi lasciamo con l'augurio che anche voi sappiate sfruttare questo momento come un'opportunità, come si dice di necessità virtù. Noi l'abbiamo saputo fare entrando direttamente nei vostri schermi, voi sappiatelo fare per informarvi in maniera super approfondita e poter fare una scelta che vi renda veramente orgogliosi del vostro futuro. Vi aspettiamo in UniUd.